Inizio dando la parola al sottosegretario di Stato agli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Manlio Di Stefano. Manlio Di Stefano, sottosegretario, a lei la parola. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per essere tutti qui. Saluto in particolare l'ambasciatore De Luca con il quale ho avuto il piacere di lavorare a lungo qui in Farnesina e saluto ovviamente l'ambasciatore Angeloni e il presidente Ferro che ovviamente sono all'organizzazione di tutti questi incontri. E per me questo è appunto un nuovo appuntamento. Già potuto partecipare ad altri due webinar molto, molto ben riusciti dal mio punto di vista e molto utili, spero almeno, per le imprese che hanno partecipato. Quindi sono molto felice di partecipare anche a questo webinar sull'India organizzato dall'ufficio ICE di Nuova Delhi e credo che il fatto che a queste sessioni di lavoro siano registrati a parlare oltre 1.100 aziende significhi che il mercato indiano è chiaramente di interesse per queste aziende, di interesse per l'Italia. Non è un caso che è stato anche al centro di uno studio che abbiamo portato avanti in Farnesina negli ultimi 2 anni, presentando poi un documento strategico sull'India proprio l'anno scorso, come appunto mercato sul quale scommettere. Dico scommettere perché chiaramente lo vedremo anche nella fase di Q&A che seguirà, dove le aziende potranno chiaramente confrontarsi con chi ne sa molto più di me del mercato indiano, ovvero con ICE e appunto con l'ambasciata. È un mercato che chiaramente ha delle sue peculiarità, e lo possiamo definire sicuramente un mercato difficile per quanto riguarda il business, e i numeri ci dicono questo fino ad oggi. Ed è anche, però, dal mio punto di vista, un paese di grandi opportunità. Intanto, è evidente che l'Italia non l'abbia ancora esplorata appieno. La storia ci dice che abbiamo fino ad oggi probabilmente sottoutilizzato le potenzialità che c'erano. Ma soprattutto perché lo dico? Perché parliamo di un mercato da 1,4 miliardi di persone e nel 2019 abbiamo esportato soltanto 4 miliardi di euro con un interscambio totale di 9 miliardi. Ora, chiunque conosca i numeri dell'interscambio del nostro paese sa benissimo che con una popolazione di 1,4 miliardi, questi qua sono numeri chiaramente bassi. Pensate che la Repubblica Ceca, che per carità è un mercato vicino, è un mercato più like-minded ed è ben connesso con l'Italia, però con la Repubblica Ceca esportiamo 7 miliardi di euro con 13 di interscambio, quindi c'è un enorme potenziale a noi che piace essere sempre ottimisti davanti a noi. Quindi non deve spaventarci, deve anzi darci uno sprone per poter fare di più. Lo dico perché per certi versi le due economie sono complementari. I prodotti italiani trovano sicuramente un mercato che si allarga a vista d'occhio nella platea della classe media e alta, e questo per le nostre aziende che hanno una loro propensione proprio a quei margini, a quei parametri, diciamo, di mercato diventa determinante e soprattutto diventa più facile poter arrivare. Ma poi c'è tutto il settore molto più in crescita ancora, che è quello dei macchinari, perché è un paese che è ancora in fase di grande industrializzazione e oltre a questo aggiungo anche in realtà tutto l'ambito delle infrastrutture, ma lì è un capitolo molto più complesso per via delle regole chiaramente di mercato indiano. Quindi per lo più macchinari, per lo più fascia medio-alta che cresce a vista d'occhio. Ed è anche l'India un mercato di investimento diretto per molte aziende italiane, grandi gruppi sicuramente proprio per la complessità, ma anche qualche piccola e media impresa, soprattutto quando in chiave anche appunto di Oriente ragioniamo su una ovvia diversificazione della presenza italiana e degli investimenti italiani all'estero. Al di là di tutti questi discorsi, che chiaramente fino a qualche mese fa avevano ancora più valenza, ancora più attinenza, oggi dobbiamo fare i conti comunque anche con lo stravolgimento globale legato al Covid. Non possiamo nascondere il fatto che, al di là di, io ricordo i miei discorsi di 2 mesi fa, dove dicevo chiaramente che l'export avrebbe dovuto superare i 500 miliardi dai 470 che avevamo nel 2019 e sembrava una cosa alla portata di mano. Chiaramente invece oggi parliamo del 2020 che probabilmente sarà
non dico in perdita, ma comunque difficile per gran parte delle economie nazionali e quindi per le aziende. Cerco quindi di darvi soltanto qualche spunto sulla strategia italiana. Tra l'altro, nel farlo, mi scuso già per la prima volta in questi webinar, finito il mio intervento, dovrò andare proprio perché poi alle fra poco abbiamo un'altra riunione proprio sulla strategia che stiamo mettendo a punto. Questo webinar di oggi, ad esempio, è un punto, un passaggio della strategia che stiamo cercando di avere, che è quello di coinvolgere sempre di più, di formare sempre di più e chiaramente di rispondere anche a un'esigenza che è stata manifestata da tutte le imprese, ovvero essere più presenti nei loro riguardi. Noi l'abbiamo già avviato questo percorso da tempo, ma vogliamo e possiamo fare di più. E dicevo, è un passaggio di webinar che abbiamo già fatto con Mosca e con Pechino. Seguiranno Madrid, Berlino, Dubai, San Paolo, Tokyo, New Delhi, Parigi, per citare soltanto le principali, ma come diceva il presidente Ferroneo anche in altri webinar che abbiamo fatto, questo strumento ci rimane, ci resta. Ed è una buona cosa, una buona pratica che nasce dall'emergenza Covid probabilmente. E quindi questo strumento che si va unire insieme a tanti altri per rispondere a una crisi che io credo essere la peggiore della seconda guerra mondiale in avanti. Intanto gli obiettivi quali sono? Rafforzare la penetrazione del Made in Italy nei mercati di destinazione internazionali, ma dal mio punto di vista la cosa più importante è allargare la platea delle aziende regolarmente esportatrici, perché è vero che l'export fa il 30% del PIL italiano, ma è anche vero che lo fa con una fetta di aziende ancora molto bassa rispetto alla capacità che avremmo se puntassimo di più sull'export e anche sull'e-commerce. E per questo motivo con il Ministro Di Maio abbiamo voluto lanciare quello che abbiamo chiamato Patto per l'Export, e con tutte le categorie produttive italiane abbiamo quindi avviato quelli che abbiamo chiamato tavoli verticali, cioè dei tavoli settoriali. Sono stati 12 alla fine che ho presieduto insieme alla DGSP e all'ambasciatore Angeloni con tutte le categorie, proprio nell'ottica di strutturare insieme il piano di interventi e il piano di utilizzo delle risorse che stiamo mettendo a disposizione. E quindi è stata una fase di ascolto che ha portato a importantissimi feedback e voglio darvi qualche anteprima. Puntiamo massicciamente su due pilastri: l'e-commerce e quindi tutta una serie di accordi su vasta scala che vogliamo fare con i maggiori marketplace, per i quali abbiamo lanciato infatti una richiesta a tutte le nostre ambasciate di fare una ricognizione dei marketplace, sia gli storici che gli emergenti, per capire come posizionarci meglio, ovviamente con partecipazione diretta di ICE, e tutta la parte della penetrazione anche sulla grande distribuzione organizzata. Anche su questo è stato un lavoro di nuovi accordi. È un pilastro fondamentale chiaramente, perché la presenza dei nostri prodotti è ciò che crea la differenza tra poter vendere e non poter vendere, quindi ampliare la campagna di accordi per poter aiutare le aziende che non hanno la capacità economica di essere su quei canali. E l'altra è la campagna di comunicazione, che io ho definito una mega campagna di comunicazione perché abbiamo stanziato già parecchi fondi, ora vi dirò in particolare cosa. Ci stiamo muovendo chiaramente in fase anticiclica perché crediamo che oggi vada subito programmato il futuro e lo facciamo con fondi già stanziati. Questa è una buona notizia. In questi giorni sento sempre parlare di parlate, ma cosa avete fatto? Abbiamo stanziato tanti fondi sia col decreto curetario che col decreto di liquidità. In particolare ora col decreto di aprile anche andremo a puntare veramente in alto. Intanto quello che abbiamo già, mi piace raccontare quello che esiste. Il fondo 394 di Siemens, che tutte le aziende che esportano conoscono, è stato importato a 400 milioni, di cui 70 a fondo perduto. Nel decreto curetario poi abbiamo creato un nuovo fondo per la promozione integrata con 150 milioni di euro, che vengono suddivisi 50 per la comunicazione, quindi fondi da spendere entro il 31/12, e quindi sul national branding, quindi su dare all'Italia un'immagine nuovamente pre-Covid, mettiamola così, se non di più dal mio punto di vista, quindi campagne specifiche sul sistema paese. L'altra fetta, 3 milioni, sono sulle campagne di promozione integrata delle ambasciate, che molti di voi hanno già frequentato, vogliamo dare veramente un boost a quelle campagne. Tutto questo si va a incastrare chiaramente nel piano di promozione per il Made in Italy e attrazione degli investimenti, che quest'anno abbiamo rifinanziato con circa 140 milioni di euro, ai quali si aggiungono circa 170 che erano rimasti dagli anni precedenti. Parliamo in totale di un bazooka da quasi 850 milioni di euro tra i vari capitoli che vi ho detto.
ma ovviamente tanto vogliamo fare nel prossimo decreto dove puntiamo veramente in alto. E cosa c'è anche già in campo? Intanto tutto il lavoro di ICE, ne parlerà anche il Presidente Ferro, però è importante darvi qualche accenno. Fino ai 100 dipendenti le aziende avranno una serie di servizi gratuiti totalmente, questo è già operativo, Davide. E poi abbiamo avviato il ristoro di tutte le aziende che hanno perso fondi per la mancata partecipazione alle ferie di primavera per il Covid e quindi parliamo di 1.400 richieste già ricevute per oltre 20 milioni di euro che verranno risarciti. Più ICE metterà a disposizione per il 2021 un modulo gratuito alle fiere internazionali ed è, già vi posso anticipare, una cosa su cui stiamo lavorando perché sarà richiesta a tutti i tavoli, in qualche modo equiparare le fiere internazionali che si svolgono in Italia alle fiere internazionali che si svolgono all'estero, così da poter ampliare anche la platea di aziende italiane che partecipano. Tantissimo è stato fatto, non mi illudo che basti, nessuno di noi si illude che possa bastare, sentiamo il grido di dolore delle aziende ogni santo giorno, vivremo purtroppo una fase ancora più dura, secondo me, più avanti, perché arriverà l'ondata di tutto quello che genererà in termini di commesse che sono perse. E io credo che però l'unica risposta che possiamo avere è lavorare insieme, come abbiamo sempre fatto, per arrivare veramente a un risultato forte, a un risultato positivo comune a tutti noi. Noi governo, noi Farnesina, noi aziende italiane. Vi auguro quindi buon lavoro, sono certo che questo webinar sarà di enorme importanza per le potenzialità del mercato indiano. E credo che le imprese avranno modo di capire quello che c'è all'orizzonte e quello che possono utilizzare già subito. In un recente articolo che ho pubblicato su Sole 24 Ore parlavo della ripartenza dicendo che sarebbe stato il rinascimento italiano e credo che possa passare attraverso l'e-commerce e l'export. Io ci credo ancora nonostante tutto, quindi vi auguro buona giornata, vi auguro buon lavoro, ringrazio ICE e l'ambasciata a Delhi e la DGST per l'ottimo lavoro che stanno facendo, ringrazio tutti voi, come dicevo purtroppo oggi non potrò partecipare al Q&A ma sono disponibilissimo, trovate i miei contatti sul sito della Farnesina, se avete bisogno di me sono a disposizione, vi ringrazio tutti davvero.